Ciao ragazze e benvenute in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un trattamento di estetica avanzata che vi permetterà di riamare le vostre ciglia qualora le vostre ciglia naturali non vi dovessero piacere, perché se avete già delle ciglia naturali ben curve e lunghe, questo trattamento di cui sto per parlarvi può essere un tocco in più per renderle ancora più belle. Ma nel caso in cui, come me, avete delle ciglia molto spioventi, quindi che vanno verso il basso e non hanno completamente curvatura, questo trattamento veramente ve le rivoluziona, è fantastico. E siccome io l'ho provato su di me, ho detto: ma sì, ne parlo, condivido questa bellissima esperienza. Il trattamento di cui vi sto parlando, molti l'avranno già capito, è la laminazione alle ciglia. Ma prima di parlarne più nello specifico, ti invito ad iscriverti sul mio canale se ancora non sei iscritta e attiva la campanella per ricevere tutti gli altri prossimi video che arriveranno. Inoltre, sostieni mettendo un pollice in su sotto questo video per aiutare me e il mio canale a crescere. Che cos'è la laminazione alle ciglia? La laminazione alle ciglia è un trattamento estetico curativo, perché oltre a ravvivare e riprendere la bellezza estetica delle nostre ciglia, le va anche a nutrire e rinforzare. Per quanto riguarda il lato estetico, sicuramente le nostre ciglia verranno valorizzate attraverso la curvatura, che renderà il nostro sguardo molto più aperto, sollevato e giovane, quindi avremo subito un effetto lifting. Per la parte curativa, invece, si andrà a principalmente a lavorare sulla salute del pelo, quindi si andrà a nutrirlo e verrà trattato con prodotti a base di proteine, quindi cheratina, altre proteine della seta, oli molto nutrienti, altre sostanze come acido ialuronico, collagene, che oltre a dare un effetto volumizzante e riempitivo al pelo, lo stimoleranno per la ricrescita di nuove ciglia. Un altro componente cosmetico che viene usato per rafforzare l'effetto curativo è la cisteina, che è una molecola che forma la cheratina, che una volta che verrà assorbita dal pelo, lo stesso verrà completamente ristrutturato. In poche parole, il risultato finale sarà quello di avere delle ciglia piegate con il piegaciglia e poi con il mascara applicato. Però ovviamente con un effetto assolutamente naturale e senza la pesantezza del mascara, come quando si vedono quei grumi fastidiosi che fa il mascara, no, sarà un risultato veramente bellissimo. Questo trattamento è consigliato per tutte le persone che non vogliono l'effetto di ciglia finte, quindi non vogliono le extension alle ciglia. È consigliato anche alle ragazze molto più giovani perché appunto l'effetto è davvero molto naturale e di conseguenza è consigliato anche alle donne in età più avanzata perché appunto essendo un effetto naturale è anche molto sobrio. Il trattamento è indicato anche per chi soffre di un indebolimento delle ciglia, quindi chi ha problemi che cadono le ciglia, alopecia, anche perché appunto essendo un trattamento curativo le va a rinforzare. Per ultimo è consigliato anche a tutte quelle donne, ragazze che interrompono l'extension alle ciglia. E quindi smontano il ventaglio delle extension alle ciglia e vogliono comunque avere un risultato gradevole dopo averle rimosse. È indicato anche per tutte quelle donne, ragazze, che prendono una pausa dall'extension ciglia e comunque non gli piacciono le loro ciglia naturali, quindi possono ricorrere alla laminazione. Magari anche tra i periodi di pausa tra un'applicazione di extension e l'altra. Una cosa che ci tengo a sottolinearvi tantissimo è di differenziare bene la laminazione alle ciglia e la permanente alle ciglia. Tanti anni fa si faceva la permanente alle ciglia, che non ha niente a che vedere con la laminazione. Come abbiamo detto, la laminazione è un trattamento sia estetico che curativo. Molti non sono d'accordo perché ricorderanno ancora la vecchia permanente. Ebbene, la permanente era un trattamento solamente a scopo estetico che andava, ahimè, a indebolire tantissimo le ciglia naturali, perché venivano utilizzati gli stessi prodotti che si utilizzavano per fare la permanente ai capelli.
Quindi le ciglia erano rovinatissime. Proprio per questo, nel corso del tempo, questo trattamento è stato rivalutato e riproposto con questa nuova tecnica che appunto si chiama laminazione, per salvaguardare anche la struttura del pelo e appunto avere un effetto bellissimo senza compromettere la salute delle nostre ciglia. Quindi mi raccomando, fate attenzione. Allora, voleste informarvi su questo trattamento e farlo, state bene attente a capire se si tratta di laminazione o permanente. La bellezza di fare il trattamento della laminazione ciglia è che il suo effetto dura esattamente un mese e mezzo, quindi 6 settimane. Per essere più esatti, dopo un mese passato dal trattamento, le ciglia naturali iniziano a perdere l'effetto lifting, quindi iniziano piano piano ad abbandonare la curvatura e ad afflosciarsi un po', fino ad arrivare alla sesta settimana in cui l'effetto verrà completamente perso. Però immaginate un mese senza dover preoccuparvi di piegare le vostre ciglia, senza preoccupare di mettere molto mascara, o addirittura c'è chi non mette mascara per niente perché è molto soddisfatto del risultato, senza dover andare a truccare le ciglia. Ovviamente il trattamento si può ripetere e va ripetuto esattamente ogni 6 settimane. Non va ripetuto prima perché potrebbe essere che ci sono delle ciglia piccoline, nuove, che stanno ancora crescendo e che non riusciranno ad aggrapparsi alla curvatura. E quindi poi vi ritroverete con delle ciglia ben curvate e altre invece completamente dritte perché saranno quelle appunto appena nate, le più piccoline. Quindi, per chi lo vorrà fare, aspettate per bene i tempi giusti e il risultato sarà sempre migliore. Inoltre, è un trattamento cumulativo, nel senso che più lo farete, più noterete un imbellimento delle vostre ciglia naturali, appunto, perché le noterete più folte, sempre più curve e sempre più voluminose. È un trattamento che può essere eseguito anche durante la gravidanza perché appunto i prodotti non contengono ammoniaca. Mi è stato chiesto se può essere eseguito anche su clienti oncologiche. No, no, ma non perché possa essere dannoso, ma perché facendo delle sedute di chemioterapia tutti i peli naturali cadono e quindi, non essendoci peli, cioè, dove si va a lavorare? Inoltre, quei pochi peli che magari possono esserci sono veramente molto deboli e alla minima stimolazione, anche già per fare il posizionamento sul bigodino e quindi per fare la curvatura, saranno veramente molto deboli e si rischia di farle cadere. Quindi, no, meglio aspettare la fine delle sedute di chemio e far riprendere un po' il pelo. Sicuramente una volta che sarà passato del tempo e il pelo si sarà un po' ricostituito naturalmente da solo, il trattamento di laminazione allora sarà valido per dare un effetto estetico più carino, ma anche per aiutarlo a nutrirlo e ricostituirlo. È stato suggerito di parlarvi della differenza tra la laminazione ciglia e tra l'extension ciglia. Faccio una premessa, come già avevo annunciato su un commento YouTube o Instagram, non mi ricordo. A proposito, se non mi seguite, andate anche a seguirmi su Instagram. E dicevo, questa premessa è che io non faccio extension ciglia, però in modo generale un'infarinatura, so che cos'è, come si esegue, eccetera. Quindi le differenze, quindi vi elencherò ora le differenze tra uno e l'altra. Una delle differenze tra laminazione ed extension è che nella laminazione si va a lavorare sul pelo naturale e quindi a dare anche un effetto curativo, nell'extension invece si va ad aggiungere l'extension, quindi il pelo finto. La seconda differenza è che nella laminazione abbiamo un effetto estetico curativo, nell'extension ciglia solo un effetto estetico. Terza differenza,
Nella laminazione il pelo viene nutrito, nell'extension ciglia il pelo viene stressato. Un'altra differenza è che la laminazione non ha bisogno di essere ritoccata e quindi di fare un refill. Quando volete potete smetterla senza fare nulla, senza andare dalla vostra lami maker o lash maker, insomma, dal vostro estetista, mentre per quanto riguarda le extension hanno bisogno di ritocco ogni circa 2 settimane e se non lo fate ci sarà un effetto estetico bruttissimo. Un'altra differenza è che la laminazione dura 6 settimane, le extension, come vi ho detto prima, durano circa 2 settimane, dopodiché bisognerà fare il ritocco. Un'altra differenza è che con la laminazione ci si può truccare, ci si può mettere il mascara, ci si può mettere l'eyeliner, insomma, ti puoi truccare come vuoi, con l'extension no. Ancora un'altra differenza è che con la laminazione puoi avere una skincare libera, quindi puoi prenderti cura del tuo viso come vuoi. Con l'extension purtroppo no, devi usare dei detergenti appositi per andare a pulire bene le ciglia. Non possono essere dei detergenti qualunque, devono essere dei detergenti lasciati dalla tua lash maker. Altra differenza, con la laminazione avrai un miglioramento delle tue ciglia naturali, mentre con l'extension le tue ciglia naturali saranno sempre uguali. Un'altra differenza è che la laminazione ha un prezzo più economico, sicuramente rispetto al prezzo di un'extension ciglia. Ultima differenza, una seduta di laminazione ciglia durerà circa un'ora, un'ora e 15 minuti, una seduta di extension ciglia durerà 2 ore, 2 ore e 15 minuti, quindi c'è una differenza di un'ora di trattamento. Adesso vi lascerò alcune foto dei miei lavori qui di seguito dove potrete notare la differenza tra un occhio con delle ciglia non trattate, quindi delle ciglia naturali, e poi l'altro occhio con l'effetto della laminazione ciglia. Spero che queste foto potranno essere utili per apprezzare il trattamento e capire il tipo di effetto che si potrà ottenere in base ovviamente alle proprie ciglia naturali.
Io spero tanto che questo video vi sia stato utile e se per caso volete che vi parlassi, o meglio ancora che vi facessi vedere come fare la laminazione anche alle sopracciglia, perché ho intenzione di farle al più presto e stavo pensando che magari potremmo farla insieme in un video, mi preparo con voi, appunto farvi vedere proprio come si svolge. Fatemelo sapere con un pollice in su oppure scrivendo qua sotto un commento. Nel frattempo, prima di rivederci in un altro prossimo video, vi auguro di provare almeno una volta i meravigliosi risultati che vi offre la laminazione alle ciglia. Un bacio a tutte! Ciao!